il tempo non è una variabile indipendente, il tempo è importante, quindi la provincia di Lecce e l'Alto Lecce era rimasta indietro ed è ancora indietro. Capire tempi precisi mi sembra che oggi non, no? Il direttore amministrativo ci ha dato un cronoprogramma. Chiamalo, Giuseppe, chiama questo amico perché ci sono problemi su Antonio. quell'approdo. Chiamalo. Gabellone, devi spegnere il microfono. Chiedo scusa, Presidente. Quindi dicevamo, ecco, se riuscissimo ad avere dei tempi precisi, no? Professore Luigino, tu sei uno preciso, ecco, ci Io posso dire una cosa, poniamo il caso che ASL domani in settimana emani il provvedimento. Io ho ipotizzato un paio di mesi per reclutare il personale, e credo questa sia la cosa più agevole per quello che mi riguarda, perché abbiamo già acquisito esperienza con la prima incentivazione dell'INPS. I tempi più lunghi sono quelli non tanto delle autorizzazioni che abbiamo sperimentato già in precedenza, ma i tempi per acquistare le ambulanze che vanno allestite, e lì stiamo parlando di un tempo variabile da 4 a 6 mesi per la fornitura e messa su strada delle ambulanze. Sono i tempi tecnici che ognuno di voi può verificare per i canali. Quindi allora, noi oggi possiamo. penso che questi sono i tempi che anche gli uffici mi hanno detto. Ovviamente Paolo si conosce abbastanza bene, se no possiamo erodere il tempo, anche in un mese lo faremo senz'altro. Ripeto, ci stiamo muovendo, anche se già ci siamo posti in assenza di deliberazione, ovviamente con altri uffici o non con altri ufficiali. Beh, diciamo che allora concludiamo. Siccome questa commissione ci stiamo abituando a fare il nodo al fazzoletto, ormai utilizziamo questo termine, ci prendiamo 4 mesi, quindi siamo a settembre, a fine settembre ci risentiamo, vediamo come stanno le cose. Possiamo Io ipotizzare questa data? penso di dire, nel senso, quantomeno per quanto riguarda il regolamento, che non è facile, ma non è una questione impossibile. Secondo me mi è chiaro il procedimento che occorre seguire. Non è un problema complicato. E neanche l'acquisto dei mezzi è un problema complicato, sono proprio nei tempi dell'allestimento. Io ho fatto già fatto, pubblicato sul sito della sera, dato di indirizzo ai responsabili dei vari settori perché si muovano. Il dottore Pastore per quanto riguarda il personale, il dottore Budani, responsabile del servizio per quanto riguarda le gare, ed ecco l'atto di indirizzo che sta già eseguendo. 4 o 6 mesi per l'acquisto, se 4 è meglio di 6, quindi possiamo anche aggiornarci a settembre per il costo della situazione. Sì, credo di sì. Questo ci consente di poter dare delle risposte ai lavoratori che sono in attesa. Grazie. Perfetto.